dall'inizio fino alla fine è stata una guerra, una battaglia, impressionante. Non era come te l'aspettavi, cioè ti ha sorpreso? No, magari pensavo un andamento un po' più tranquillo nella prima parte, poi la seconda parte di gara si entra un po' nel vivo, invece la gara è stata viva sempre dall'inizio fino alla fine. E le posizioni muri, sì, sono corridori molto esplosivi, molto veloci, facevano una volata prima dei muri per imboccare le curve davanti. E qui è essenziale entrare quinto, settimo, decima posizione massima, perché se sei già un po' più indietro fatichi tanto. Quindi nell'attimo decisivo lì hai tentato quell'azione, però poi terza. Ma lì era un tratto che la strada le saliva leggermente. Sai, il Fiandro, visto comunque si era parlato tantissimo, le azioni da lontano possono a volte anche andare bene, però Terpstra quando mi ha preso mi sono messo a ruota perché veramente facevo un ritmo altissimo. Ecco, per chiudere, sappiamo che devi andare via a prendere l'aereo, ci lasci la sensazione adesso a caldo che avresti voluto, il carattere del campione, fare qualche cosa di più nonostante fosse il debutto e nessuno ti chiedesse niente? Ma sai, un po' di paura nel muoversi c'era, però la paura non è mancata neanche oggi, perché alla fine volevo anche io magari provare qualcosa e essere lì. È stata una gara difficilissima, però bellissima.